Allora, buongiorno a tutti. Adesso provo a mandare in onda le diapositive. Allora, eccole. Vediamo se riesco anche a mandarle nel formato. Ecco, non so se potete, si vedono? Perfetto. Allora, sì, dunque, il mio intervento si concentra su uno sguardo, soprattutto un po' come avevo fatto anche nel convegno di aprile, uno sguardo su quelle che sono le ricerche internazionali sul turismo, cioè vado a guardare un pochino quello che succede a casa dei colleghi che sono fuori dal nostro paese. E quindi con questo intervento ho inteso proseguire il discorso sulla rilevanza delle ricerche sul turismo e secondo me si collega molto bene a quanto ha detto oggi all'inizio del convegno il professor Gulotta in merito alla serietà con la quale vengono considerati gli studi sul turismo in generale e la sua esperienza ci ha evidenziato come questa già in Italia sia un problema che affligge appunto i ricercatori in questo campo da tanti anni. Ecco, la stessa cosa è accaduta anche a livello internazionale, perché appunto da quello che ho potuto osservare. Molti colleghi hanno già evidenziato l'esistenza di problemi seri, appunto, da questo punto di vista. E quindi, diciamo, il mio intervento riprende un po' questo discorso sulla rilevanza delle ricerche sul turismo in ambito sia scientifico che applicativo, iniziato appunto con il convegno di aprile, e si ricollega anche a riflessioni che sono state già oggetto di alcuni articoli che ho pubblicato a livello nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altri colleghi. In queste occasioni, in particolare nel convegno di aprile, avevo evidenziato l'esistenza appunto di preconcetti in merito alla rilevanza delle ricerche sul turismo, sia tra i ricercatori che tra gli addetti ai lavori nel campo turistico. Questo non lo dico io, lo dicono appunto anche delle pubblicazioni specifiche su questo che hanno preso in considerazione, per esempio, quanto diciamo, i risultati delle ricerche sul turismo vengono prese in considerazione, citate all'interno di articoli pubblicati in ambiti non strettamente legati al turismo. E avevano evidenziato questi altri autori come sebbene appunto il trend di citazione di articoli sul turismo sia in crescita, comunque è sempre minore rispetto a quella che è la potenzialità che questi articoli hanno di dare informazioni e risultati utili alla comunità scientifica in senso ampio. Quindi poi in quell'occasione, quindi nel convegno di aprile, avevo provato a evidenziare quelle che potevano essere, fare delle ipotesi su quelle che potevano essere le cause di questo fenomeno e avevo sottolineato l'esistenza di una serie di, chiaramente, di questioni importanti riferibili da una parte al modo in cui il viaggio e la vacanza sono stati tradizionalmente ideologicamente interpretati nelle società. E dall'altra però anche alle modalità con cui le ricerche sul turismo vengono svolte. Quindi prima, diciamo, di andare a criticare il modo in cui gli altri ci vedono, cerchiamo di capire un pochettino quello che possiamo fare noi all'interno per come dire, consolidarci anche dal punto di vista teorico e metodologico per essere poi presi anche più sul serio all'esterno. E diversi autori hanno, a livello internazionale, mi riferisco sempre, hanno recentemente sollevato numerose critiche a queste modalità, cioè alle modalità con le quali le ricerche sul turismo vengono talvolta svolte dal punto di vista teorico e metodologico. Delle modalità che influenzano non solo appunto la qualità della ricerca in sé per sé, ma anche poi quelli che possono essere risvolti pratici e di tipo applicativo, quindi le implicazioni proprio per l'applicazione dei risultati di queste ricerche. Quindi con questo contributo intendevo brevemente precisare un po' più alcuni di questi aspetti e limiti teorico-metodologici sui quali forse la letteratura e quindi gli autori sul turismo si potrebbero in futuro maggiormente concentrare per acquisire un maggiore peso anche dal punto di vista teorico-metodologico. E volevo farlo partendo da un'analisi del modo in cui due costrutti fondanti della psicologia sociale, che sono quelli di atteggiamento e di valore, sono stati finora utilizzati all'interno delle ricerche sul turismo. Come
con particolare riferimento alle indagini chiaramente che sono più vicine alle tematiche di cui mi occupo io, che sono quelle legate al turismo sostenibile, essendo questo, diciamo, l'ambito appunto più strettamente di mia pertinenza. La mia riflessione prende spunto da un lavoro di rassegna che ho svolto recentemente per la realizzazione di due articoli, come ho già detto, uno già pubblicato, l'altro in corso di valutazione, e che sono focalizzati proprio su questi, sull'analisi di questi due costrutti e sul modo in cui sono appunto affrontati dalla letteratura internazionale. Cioè, chiaramente ci sono diversi dati che sono emersi da questa analisi della letteratura, io qui ne presento giusto pochissimi solo per appunto a supporto di alcuni punti che volevo discutere. Il primo dato che emerge dalla rassegna che ho condotto è la tendenza in crescita, questa sì, negli ultimi 30 anni del numero di ricerche pubblicate su riviste internazionali, quindi in lingua inglese, che hanno utilizzato questi costrutti per spiegare fenomeni di vario tipo, che vedremo meglio tra poco, nella prospettiva dei turisti in chiave di sostenibilità. Come si evidenzia dal grafico, il primo dato che emerge è che c'è stato negli ultimi 30 anni un incremento più che esponenziale, no? Specialmente poi nell'ultimo decennio, di ricerche di tipo survey condotte su tematiche legate al turismo sostenibile nella prospettiva dei turisti e che hanno incluso valori e atteggiamenti tra i parametri di riferimento considerati. Anche in relazione alle tematiche affrontate dalle ricerche sul turismo sostenibile, basate su valori e atteggiamenti, c'è stato un aumento sostanziale in termini di diversificazione, diciamo, di questi temi, per cui si è passati da un focus iniziale su poche tematiche molto circoscritte, come per esempio quella dell'ecoturismo, che è stato uno dei temi iniziali sui quali le indagini sul turismo sostenibile in chiave di focus sui turisti si sono orientati. E quindi appunto sull'ecoturismo come tematica iniziale e quella delle preferenze per le località vacanziere e in senso generale di tipo green è un altro tema diciamo originale delle indagini. Però si è andati nel tempo sempre più diciamo verso l'ampliamento di queste tematiche. E soprattutto verso tematiche sempre più specifiche, come l'analisi di fattori determinanti, per esempio il turismo in bici, il turismo lento, oppure comportamenti molto specifici, quali la scelta di alloggi, delle tipologie di alloggio, di forme di ristorazione sostenibile, le preferenze per i mezzi di trasporto sostenibili, e molte altre, tematiche che entrano sempre più nel dettaglio di ambiti specifici della sostenibilità turistica. Quindi negli ultimi tempi le ricerche che hanno applicato atteggiamenti e valori allo studio delle scelte turistiche non solo sono aumentate di numero, ma si sono anche diversificate molto per quanto riguarda le tematiche oggetto di indagine. Questo quindi indica una vera e propria esplosione di interesse per queste tematiche che certamente rispecchia un più ampio boom di studi proprio sul turismo sostenibile in generale che si è verificato negli ultimi 10 anni e che include anche altri focus, quello sugli operatori, quello sulle popolazioni ospitanti, ad esempio, eccetera. E in varie prospettive, chiaramente non necessariamente esclusivamente quelle diciamo centrate solo sui turisti, ma le prospettive di marketing, quelle organizzative, quelle gestionali, eccetera. Ma però è comunque diciamo significativo che sempre più ricercatori tendano a includere questi due parametri, quindi valori e atteggiamenti, tra quelli considerati dalle loro ricerche. E questo è tanto più interessante quanto più si tiene conto del fatto che la maggioranza ricercatori non sono psicologi, ma quindi utilizzano i costrutti di valore e atteggiamento e le teorie corrispondenti, però provengono da altri ambiti disciplinari. Molti, in primo luogo, per esempio, molti sono economisti, poi geografi, sociologi, ingegneri gestionali, biologi e altro. Tanto più che gli psicologi che a livello internazionale hanno pubblicato ricerche, almeno sul turismo sostenibile, nella prospettiva dei visitatori, sono comparativamente molto pochi rispetto in realtà alla grande maggioranza di ricercatori che si occupa in partenza di altre, che proviene da altri ambiti disciplinari. Questo è sicuramente un bene per la psicologia del turismo perché vuol dire che le teorie dei valori e degli atteggiamenti hanno un certo riscontro, quindi suscitano interesse anche al di fuori dei contesti dove sono state originariamente elaborate e quindi vengono fatte proprie anche da colleghi di altri ambiti disciplinari.
La cosa però può avere anche dei risvolti problematici quando queste teorie e modelli vengono applicate in maniera, come dire, un po' approssimativa o non completamente adeguata. E in pratica c'è stata sì una proliferazione di studi, però non tutti hanno mostrato di applicare queste teorie e metodi nel modo più adeguato. Questo al punto che, come avevo già accennato nella presentazione all'ultimo convegno sul turismo, alcuni autori sono dovuti già intervenire con articoli di riflessione teorico-metodologica che richiamano i ricercatori del settore ad una maggiore rigorosità nell'applicazione di teorie e metodi di ricerca in generale, quindi non solo diciamo, quelli di tipo psicologico. E appunto sono intervenuti sostenendo appunto che sarebbe necessaria una maggiore attenzione al modo in cui si impostano i disegni di ricerca e si implementano le teorie e i modelli. Non mi soffermerò in questa sede a discutere ed evidenziare tutte le problematiche che sono state, diciamo, rilevate, perché appunto ne ho scritto e diciamo ne hanno parlato quindi anche altri autori, ma vorrei, diciamo, soffermarmi a fare una rapida riflessione sulle implicazioni pratiche di questo fenomeno. In particolare, la corretta applicazione delle teorie e dei metodi e lo sviluppo di competenze nell'applicazione delle stesse non è solo un astratto problema teorico, non è una questione di purismo metodologico, ma delle conseguenze in termini applicativi, perché un costrutto applicato male è un costrutto inutile, non solo dal punto di vista teorico, ma anche applicativo. Per chiarire meglio questo aspetto, che potrebbe non essere così intuitivo, mi soffermerò a fare un esempio che riguarda i costrutti appunto di valore e atteggiamento, partendo proprio da un'analisi della utilità pratica di questi costrutti in generale, per soffermarmi poi sul modo in cui un'applicazione inadeguata di questi costrutti in sede di ricerca può portare a problemi di tipo applicativo. Il mio ragionamento parte proprio dal fatto che, come abbiamo detto, appunto atteggiamenti e valori sono stati molto utilizzati nella ricerca sul turismo sostenibile. Questo ha creato anche, però, le condizioni da parte di alcuni autori nel campo in questo stesso campo di avanzare delle critiche a questi costrutti, critiche riguardanti proprio la loro utilità pratica. Cosa hanno detto in sostanza? Hanno detto che sì, è molto bello e interessante studiare valori e atteggiamenti, ma in concreto i dati raccolti nel campo del turismo sembrano indicare che in realtà questi fattori possono avere una utilità molto, molto marginale. Una di queste riflessioni critiche, per esempio, è partita da un'analisi delle tipologie di intervento messe in campo tradizionalmente in ambito turistico per promuovere forme sostenibili di turismo un po' in tutto il mondo. Questa analisi individuava due forme principali di intervento: la gestione ecologicamente sostenibile delle destinazioni e le misure guidate dalla domanda. La prima, brevemente, la gestione ecologicamente sostenibile delle destinazioni corrispondeva in pratica alle strategie, quindi alla prospettiva, diciamo, del mettere in campo strategie massicce di sensibilizzazione del mondo dell'industria, attraverso pressioni istituzionali, politiche e sociali, a conformarsi volontariamente e spontaneamente a pratiche più sostenibili di gestione turistica. Oppure attraverso, diciamo, l'intervento diretto delle istituzioni che obbligano gli stakeholders coinvolti a impegnarsi di più sostanzialmente per essere più sostenibili attraverso l'emanazione di leggi, regolamenti e normative che impongono il rispetto di specifici vincoli e parametri. La seconda strategia di intervento adottata ha riguardato invece le cosiddette misure guidate dalla domanda, che corrispondono sostanzialmente in un'operazione di marketing volta a selezionare per determinate destinazioni turistiche quel target di turisti che hanno già una predisposizione di partenza favorevole al rispetto della sostenibilità. Inizialmente si è provato a fare questo con l'ecoturismo e con tutte quelle offerte turistiche, anche un po' di nicchia, che si rivolgono a chi è già sensibile rispetto a questo tipo di problematiche. Trattandosi di un'operazione di marketing basata sulla segmentazione del mercato, la rilevazione di atteggiamenti e valori sembra avere senso, perché getta le basi per poter effettuare tali segmentazioni in questione. Se non che, qual è il problema? Il problema è che da solo questo approccio non basta, non si può risolvere il problema della sostenibilità turistica semplicemente progettando particolari vacanze dedicate a target ristretti della popolazione.
Il problema è tale che bisogna trovare il modo di spostare tutti verso la sostenibilità, non solo quelli che sono già orientati in quella direzione per inclinazione acquisita. E il punto è che molte ricerche hanno mostrato come sia in realtà difficile far cambiare atteggiamento e ancor più riuscire a ottenere un cambiamento nei valori delle persone attraverso strategie volte a incidere su atteggiamenti e valori. E quindi la critica è che in sostanza le ricerche sui valori possono servire a segmentare il mercato, ma non ci aiuterebbero oltre questa prospettiva. Proprio perché si possono mettere in campo tutte le campagne che si vuole, ma è difficilissimo poi andare a cambiare gli orientamenti e soprattutto cambiarli in tempi rapidi e in maniera duratura. Occorre però dire che l'idea che l'utilità dei costrutti di atteggiamento e valore sia limitata alle sole operazioni di segmentazione del mercato e al limite a strategie di intervento volte al cambiamento degli stessi nasce in realtà da una limitata conoscenza degli studi su atteggiamenti e valori e dalla implementazione anche diciamo un po' approssimativa sul piano teorico e metodologico degli stessi. In realtà, se si vanno a guardare bene gli articoli citati dalle ricerche su valori e atteggiamenti nel campo turistico, e in relazione soprattutto al turismo sostenibile, si può notare che gli autori, quando parlano di valori e atteggiamenti, tendono a citare un numero circoscritto di ricerche corrispondenti, oltretutto piuttosto datato, che non fa riferimento agli sviluppi più recenti del settore. I quali, invece, sviluppi più recenti, hanno approfondito molti aspetti processuali degli stessi, andando al di là delle conoscenze iniziali. A ben guardare, infatti, la letteratura più recente consente di precisare meglio i termini di questa utilità, indicando, per esempio, che nel momento in cui il tempo a disposizione non consente di lavorare su valori e atteggiamenti, perché il loro cambiamento richiede tempistiche non compatibili con l'urgenza dei cambiamenti ambientali, allora forse bisognerebbe lavorare con essi. La differenza essendo sostanziale, in quanto lavorare sui valori significa sviluppare strategie per modificarli, cambiarli, quindi trasformarli, mentre lavorare con i valori significa approfondire le conoscenze dei processi alla base del loro funzionamento e utilizzare quello che si sa di questi per far leva sui valori esistenti, al fine di modificare non tanto o non solo i valori in sé per sé, ma soprattutto i comportamenti, perché nel campo della sostenibilità quello che a noi interessa in primo luogo è che le persone modifichino le proprie strategie comportamentali il prima possibile per poter ovviare a quella che è appunto una crisi ambientale ormai, diciamo, in rapido accrescimento. Quindi non sempre e non solo si può lavorare sui valori per provare a modificarli, ma si può lavorare con i valori, cioè cercando gli atteggiamenti, cercando di applicare quello che le ricerche sempre più attuali ci stanno indicando come le possibili strategie per utilizzarli al fine di modificare i comportamenti. Ecco, quindi questo è un esempio di come una scarsa conoscenza, diciamo, delle teorie, dei metodi, diciamo, psicologici possa portare poi a fraintendimenti in merito alle loro potenzialità e utilità di questi costrutti. Per diciamo, comprendere un pochino meglio il discorso sui valori e sugli atteggiamenti, molti studi recenti hanno evidenziato che i valori possono essere molto utili in tal senso. I valori rappresentano, ad esempio, fattori chiave da tenere in considerazione quando si progettano campagne di comunicazione e informazione, perché possono moderare gli effetti di queste campagne su intenzioni e comportamenti. Quindi non c'è solo un effetto diretto sul comportamento, l'effetto diretto può essere anche minimo. In realtà, i valori, in particolare, sono degli strumenti utilissimi nel campo della comunicazione, quindi come moderatori. Più specificamente, poiché i valori tendono a influenzare, per esempio, gli aspetti di un problema che le persone considerano quando fanno le loro scelte, la capacità di persuasione di un messaggio dipende anche dai tipi di valori toccati dal suo contenuto. Avere allora una maggiore conoscenza dei processi di moderazione e di mediazione, quindi non solo di captazione diretta, in cui sono coinvolti i valori, è altrettanto importante dello studiare le strategie per modificare i valori in sé per sé. Concludo con una riflessione diciamo, di alcuni autori che hanno analizzato il modo in cui vengono progettati alcuni siti turistici, come per esempio gli zoo e gli acquari, che spesso hanno l'obiettivo, che sono molto discussi chiaramente come siti, diciamo, di educazione ambientale, che però hanno tra i loro obiettivi anche la sensibilizzazione dei visitatori ai problemi dell'ambiente.
Questi autori evidenziano come spesso le esperienze di turismo naturalistico in questi siti vengano progettate e orchestrate basandosi soprattutto sui, diciamo, sul sensibilizzare le persone ai valori dell'universalismo, e quindi si basano e utilizzano all'interno della comunicazione tematiche che sono congruenti con questo tipo di valori. Che però viene sottolineato, non da me ma da questi autori, questo diciamo, tipo di comunicazione basato su questi valori può non essere compresa e accettata da coloro che non hanno sviluppato questi valori, che peraltro in realtà sarebbero poi i principali, no, target, dovrebbero essere i principali target di questi luoghi e quindi di questi siti. E quindi rischiano di essere poco, queste persone rischiano di essere poco coinvolte, e l'obiettivo di educazione ambientale che coinvolge questo tipo di target può essere disatteso. Quindi bisognerebbe mirare a coinvolgere tutti i visitatori, indipendentemente dal fatto che abbiano meno valori che danno priorità all'ambiente o all'universalismo, e così attrarre, coinvolgere, ispirare un'ampia gamma di visitatori per poter raggiungere gli obiettivi di educazione e la conservazione sperati. In effetti, se si guarda bene le ricerche più recenti, è per questo che io diciamo, sottolineo l'importanza di tenersi aggiornate sulle ricerche e non rimanere ancorati a quelle che sono le indagini condotte 20, 30, 40 anni fa o comunque all'origine dello sviluppo dei costrutti. Ci sono prove, per esempio, che in campo ambientale, che l'altruismo, di cui si ritiene che i valori proambientali e l'universalismo facciano parte, potrebbe non essere l'unico percorso verso la sostenibilità. Come dimostrato dalle ricerche condotte da alcuni colleghi, tra l'altro, del nostro dipartimento, che se si riesce a toccare il quadro di valori appropriato, i comportamenti proambientali possono essere stimolati anche da individui che hanno valori più egoistici e decocentrici. Più in generale, poiché diciamo, le questioni ambientali sono legate a una serie di altre questioni di rilevanza personale e sociale, nuove idee e spunti su come indurre scelte più sostenibili potrebbero venire proprio da questi studi sulle associazioni tra il sistema dei valori e queste questioni. Però è fondamentale, per poter fare questo, che i ricercatori, non parlo solo degli psicologi, ma soprattutto quelli al di fuori del nostro ambito, quando vanno ad applicare i costrutti di valore e atteggiamento nelle loro ricerche, si diciamo, informino maggiormente su quelli che sono i recenti sviluppi della letteratura, perché i costrutti si sono evoluti moltissimo nel tempo e quindi possono dare tantissimi spunti in realtà alle campagne di sensibilizzazione, quindi di diciamo di maggior più efficaci per la sostenibilità. Tutto questo come ha a che fare con il riavviare le società, perché l'idea è che appunto se vogliamo riavviare il turismo e riavviare le società e quindi anche la ricerca sul turismo, è necessario che si parta, spero, con un'altra marcia, che è quella di una maggiore conoscenza delle teorie e dei metodi prima di utilizzarli sia nelle ricerche sia dal punto di vista applicativo. Questo è il... Quindi ti può fare un applauso. Grazie. Ho la platea in qui. Ho la claque in sala, io sono fortunata oggi.